Anche a me fa male lo stomaco, anche a me. Però se iniziamo ad avere paura ancora prima di giocare, qua non si va da nessuna parte. Ok? Ci giriamo a destra, signori, ci alziamo in piedi, non ci iniziamo già a cagare nelle braghe perché quelli di Bergamo ci hanno passato. Stasera vinciamoli e ripassiamo di nuovo. Ci giriamo a sinistra, dato che non mi piace, ma ci giriamo a sinistra. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ci giochiamo una gran fetta della stagione, ve lo dico subito. Lo sappiamo, non è che non a caso quei cazzo di 3 punti lì con il Sassuolo. Adesso, oggi, stasera, ci dobbiamo andare a riprendere. La cosa che mi rende di buon umore, è che so che noi in trasferta comunque sempre ci esprimiamo al meglio. La cosa che fra virgolette mi rode che andiamo a fare questa partita senza il dio del calcio, però si sapeva che Zlatan non avrebbe fatto tutte le partite. È una cosa che si sapeva. Oggi gioca Mario dall'inizio e massima fiducia in Marione, un grandissimo professionista. Tanto il gesto che ha fatto a marzo Mario, soltanto sarebbe da fargli veramente un grosso applauso. Ragazzi, davvero. Una partita che non è fondamentale di più. Ci giochiamo oggi, ci giochiamo. Oh, con oggi davvero, ci giochiamo tutto. Con oggi ci giochiamo tutto. Ho gran parte a sapere se sono ancora altre partite dopo, per amor di Dio. Però vincere oggi praticamente la Lazio te la lasci giù. Non andiamo di certo in campo per pareggiare. Di certo non andiamo in campo per pareggiare stasera. Ok. Tanti hanno criticato Marione perché è sempre stato infortunato. Adesso Marione stasera ci deve fare sognare il nostro Marione. Gigio! Ragazzi, davanti sono fortissimi. Correa, Immobile e compagnia bella. Milinkovic, c'hanno una squadra della Madonna loro. Cioè, all'andata abbiamo vinto con il cuore. Stasera bisogna giocare col cuore, ragazzi. Non ce n'è di cazzi. Stasera bisogna giocare col cuore, con il coltello fra i denti. Non si può sbagliare niente. Oggi il piccolo dettaglio fa la differenza. Oggi, ragazzi, il piccolo dettaglio fa la differenza. A destra c'è il toro. Recuperiamo il toro a destra con la nostra coppia centrale consolidata con il Tomo e Superman. E con la sinistra. Oggi, praticamente, visto che siamo in zona gialla rafforzata, voglio vedere che col motoscafo si può andare al mare. Però voglio che passi direttamente dalla città proprio. Voglio vedere un motoscafo. Oggi ci Teo. Si serve la tua classe. Abbiamo visto settimana scorsa che non c'eri. Abbiamo visto quanto perdiamo di qualità quando non ci sei. Ok, oggi voglio vedere un motoscafo che passa praticamente. Arriva nella capitale. Niam! Voglio vedere questo tipo di motoscafo oggi. Cioè, oggi ci serve il miglior Theo Hernandez della stagione oggi. Centrocampo, come ci serve anche il miglior Ismael della stagione, ok? Sta recuperando tutto. Con il presidente di fianco, prendete in mano sto cazzo di centrocampo, ragazzi. Loro centrocampo, mi sa che hanno fuori leva. Comunque, loro comunque centrocampo sono forti anche. Ok, hanno una grandissima qualità questa squadra qua. La Lazio veramente ha tanta qualità e quantità. Prendiamo in mano il centrocampo, che oggi la partita si potrebbe vincere soprattutto lì. A destra c'è Ale, poi c'è Khan, a sinistra c'è il rapinatore e davanti c'è Super Mario. Penso che il mister, tenendo fuori Leao, vuole dargli una grossa sgrullata perché è un segnale forte del mister che l'ha deluso ultimamente, ci ha veramente deluso Raffaello. Ale, qualità e quantità. Mettiamoci anche qualità, non soltanto quantità. Quantità ne metti sempre veramente in zona industriale. Davvero, ragazzi. Arrivo Manu! Stiamo uniti. Akan, prendi in mano sta cazzo di squadra. Sta cazzo di squadra è una minchia, scusa. Prendi in mano questa bellissima squadra. Ok? E andiamo a vincere questa partita, ragazzi. Nel frattempo, aspetta che ti spiego Emanuele. Manu, ti puoi sedere, te lo porto io, ti puoi sedere. Ti puoi sedere.
Ah, lo bevi così al volo? Ormai qua si sono abituati che praticamente, si sono abituati che adesso, anche io mi sono abituato che era l'asporto, e invece da oggi si possono tranquillamente fare il caffè nelle tazziere. Ragazzi, tanti ci danno già a sentire dei commenti, ma soprattutto dei miei fratelli rossoneri, cioè già praticamente ci danno già quinti, ci danno già per morti. Ok, io in questa squadra qua io ci credo non tanto, tantissimo. Quindi per cui andiamo a vincere sta cazzo di partita stasera. Aspetta che però devo farlo di là per scaramanzia, però che portiamo fuori il caffè, va. Qua. Vediamo se Emanuele ci porta fortuna, figa santo che il gobbo, se gli voglio bene il gobbo. Decidi determinati veramente, aggrediamoli da subito, entriamo in campo veramente come quando siamo entrati contro la Roma, entriamo in campo anche così contro la Lazio, aggressivi, determinati, mangiamo l'erba, dobbiamo mangiare l'erba oggi. Ragazzi, ci giochiamo una gran fetta della stagione, anche perché va a toccare anche quella dell'anno prossimo, ragazzi. Ok. Veramente, credo veramente tanto in voi, ok? Fateci sognare stasera e soprattutto andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai!